Buonasera, ben ritrovati al TG delle 20. Ultimi giorni di campagna elettorale prima del ballottaggio previsto, come ben sapete, per il 24 giugno. Ultime giornate di fuoco, lo scambio tra i candidati è veramente infuocato. Ieri pomeriggio l'ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda è stato a Siena nell'incontro organizzato dal PD, ovviamente senese, a sostegno del sindaco Bruno Valentini. Sentiamo. Carlo Calenda a Siena per dare lo slancio, l'ultimo slancio a questa campagna elettorale che insomma arriva a un ballottaggio piuttosto importante, perché una roccaforte come Siena sta rischiando davvero dopo anni di finire in mano al centrodestra. Questo è il punto di vista ovviamente del centrosinistra. Che cosa pensa Calenda? No, penso che non ci finirà, perché penso che hanno scelto la strada giusta, cioè quella di avere un candidato che ha dimostrato di saper ben fare, e per la prima volta la sinistra non si frattura in 200.000 rivoli e sta cercando di comporre un fronte civico che è il meccanismo giusto per affrontarla, quindi io non penso, penso che rimarrà a sinistra. Quindi questo Siena potrebbe essere l'esempio per il centro-sinistra nazionale per ricomporsi dopo quello che è successo a livello nazionale, le politiche? Questo è l'unico modo in cui si ricompone, esattamente così, riprendendo le energie, rimettendosi insieme, trovando le cose che uniscono e affrontando un periodo che sarà difficile, dando soprattutto rappresentanza alle paure. La gente ha diritto di aver paura, perché la situazione in cui ci troviamo è una situazione complicata, e questo va detto apertamente. Il compito della politica non è dire non dovete aver paura, ma è trovare il modo di non fargliela provare, che è una cosa diversa. E poco dopo Piazza Indipendenza è stato lo scenario del dibattito organizzato dai due candidati, il dibattito finale, anzi uno dei dibattiti finali tra De Mossi e Valentini, in una Piazza Indipendenza piena di sostenitori dei due, ma dove mancava forse la parte di elettori meno legata alla politica, quelli che dovranno cioè andare a votare ma non hanno così interessi diretti con la politica. Non sono mancati scambi di fuoco, non sono mancate urla tra il pubblico, ma il dibattito comunque scorso in maniera lineare. Sentiamo quello che è l'appello finale dei due candidati. Nel 2013 pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo riusciti a rimettere in carreggiata la nostra città, risanando il bilancio comunale senza ridurre la qualità della vita e senza aumentare una tassa, anzi. Oggi Siena è una città più forte di prima, più forte di 7-8 anni fa. Ed il merito, lo dico ai cittadini, è vostro. Non è solo dell'amministrazione, ma è vostro, perché senza di voi non ci saremmo riusciti. Ma questo è solo il primo tempo. Noi non abbiamo fatto tutto bene, non l'abbiamo fatto sempre bene, ne sono consapevole e ho fatto tesoro anche delle critiche che sono arrivate, modificando anche alcune idee e alcune proposte, ma ho sempre dato il massimo agendo nell'esclusivo interesse di Siena. Domenica però può cominciare il secondo tempo e la grande novità è quella di una proposta programmatica innovativa che comprende anche forze civiche che aggiungeranno valore a questa esperienza. Noi non abbiamo slogan, noi abbiamo contenuti e vogliamo offrire alla città dialogo e condivisione. Vogliamo offrire una squadra di governo competente, affidabile e di alto profilo, perché quando Siena ha fatto squadra ha sempre vinto. Un secondo tempo da vivere con l'orgoglio di quello che la città è e sapendo che Siena è viva, non è una città distrutta come vogliono dipingerci. Ha energie straordinarie e vuole rimanere viva. E io sono qui per darvi una mano. Voi ormai avete imparato a conoscermi in tutta questa lunga campagna elettorale. Il voto ormai è polarizzato, anche grazie a un accordo scellerato che è stato fatto in questi giorni. Da una parte la palude del mantenimento di questa situazione disgraziata e drammatica e dall'altro il cambiamento. Se credete nel cambiamento, l'unica alternativa è votare Luigi De Mossi. Non ci sono né se né ma. La città è chiamata a esprimersi. È un'elezione difficile ma facilissima, avete davvero l'opportunità di scegliere,
e la scelta è solo vostra. Non fatevi ingannare dai falsi profeti, da quelli che il giorno prima si odiano e che il giorno dopo vanno a braccetto. Non solo la dignità e l'onore si perdono una volta sola, ma anche la coerenza si perde una volta sola. Noi dobbiamo capire questo, e la popolazione senese lo sa, la popolazione senese ha queste risorse. I voti sono di chi li dà, e domenica siete chiamati a un compito assolutamente importante. Volete riportare questa città in Europa, nel mondo, al posto che le merita, o volete farla rimanere, ristagnare nella palude dove è stata messa dal PD? Questa è la scelta che dovete fare: o voltare pagina o rimanere come siamo. Se credete che questa città sia stata amministrata bene per 5 anni, allora fate come volete, ma se credete come me, come tutti noi, che questa città non sia stata amministrata, sia stata sgovernata, non vi sia stata autorevolezza nel rapporto né con il governo né con l'Europa, l'unica alternativa è voltare pagina e scegliere Luigi De Mossi. Luigi De Mossi, durante il dibattito di ieri sera in Piazza Indipendenza, non ha risparmiato parole contro l'ex candidato sindaco Pierluigi Piccini, che, come ben sapete, è apparentato con la propria lista civica con Bruno Valentini. E lo stesso Pierluigi Piccini ha voluto ribattere e controbattere, insomma, al candidato De Mossi. Buonasera, siamo alla fine di questa campagna elettorale, ormai ci siamo, domenica è il giorno decisivo, c'è il ballottaggio, andate a votare. Siamo con Pierluigi Piccini perché oggi si è chiusa di fatto la parte più mediatica della loro campagna elettorale con una conferenza stampa insieme al candidato sindaco Bruno Valentini. Pierluigi, che cosa vi siete detti, cosa avete detto ai nostri colleghi giornalisti in questa conferenza stampa? Beh, abbiamo detto una cosa semplice, che governare non è urlare, che bisogna avere i contenuti e la capacità governativa di realizzare i progetti, dato che noi abbiamo dei progetti molto significativi e importanti, abbiamo detto anche come si ricavano le risorse e come si realizzano quei progetti. Quindi l'urlo serve a poco, insomma, quando devi fare l'amministratore. Ecco, non voglio fare l'avvocato del diavolo, ti hai parlato di urli. Ieri in Piazza Indipendenza di fischi un po' se ne sono sentiti, soprattutto anche rivolti a te. Ma sai, quando la cultura è quella della piazza in questo modo, perché ci sono le clac già precostituite, si può ragionare di poco, si va sull'urlo. Poi, voglio dire, le persone che sono accanto al De Mossi, il gruppo di potere intorno al De Mossi è lo stesso gruppo di potere che io ho avuto contro anche negli anni passati, sono quelli legati alla sinistra e al Mussari. Diciamo che hanno cambiato soltanto l'avvocato, cioè sono passati da un avvocato calabrese a un avvocato senese, ma è cambiato pochissimo, il metodo di governo è lo stesso. Senti, ieri eri un po' il convitato di pietra di quell'incontro, tu non c'eri, ovviamente sono il confronto fra i due candidati, al ballottaggio, però eri quasi sempre al centro delle domande o delle risposte. Come vivi tutta questa attenzione? Ma con molta tranquillità, io porto l'esperienza governativa, porto esperienza che ho maturato nei miei vari percorsi amministrativi e quindi la porto a servizio della città. E so anche che significa fare amministratore. Ora, che ci sia un sindaco che lo fa part time come De Mossi perché vuole continuare a fare l'avvocato, mi ricorda sempre il suo dirimpettaio, che è Mussari, che faceva il presidente e faceva anche l'avvocato, con un conflitto di interessi enormi e anche soprattutto dedica pochissimo tempo all'amministrazione. Fare il sindaco in questa città, in questo momento, vuol dire lavorare 12, 13 ore, 14 ore al giorno. Senti, a tempo pieno. E quello che la gente fa ancora fatica a capire è i veri motivi del vostro apparentamento, cioè vedono due persone che sono state distanti, molto distanti fino a pochi giorni fa e che improvvisamente sono insieme. Prova a spiegarcelo. Beh, è una cosa che è avvenuta in maniera molto trasparente, è prevista dalla legge, non siamo quelli che all'ultimo momento stringono le mani in Piazza del Campo come fa Chiti e fa lo Sportelli, senza sapere niente cosa c'è dietro. Chiti è venuto anche da me a chiedermi un assessorato, noi abbiamo detto di no perché, voglio dire, abbiamo un accordo trasparente, i cittadini sanno che è fatto così, cioè che la legge lo prevede, il nostro simbolo sarà nella scheda e ci assumiamo la responsabilità.
quando sei la prima lista della città, come siamo noi, non puoi disperdere 5.000 voti, devi dargli uno sbocco amministrativo. Tieni conto poi che noi abbiamo anche dei rapporti, per esempio i nostri rapporti a Bruxelles, i nostri investitori, le proposte che abbiamo fatto, lo stesso rapporto con lo Stato cinese per le infrastrutture. Non è che lo possiamo buttare dalle finestre, dobbiamo trovare quei soggetti che attraverso delle garanzie formali previste dalla legge e in maniera trasparente ci consentano di portare avanti la nostra progettazione e i nostri programmi. Questo è avvenuto. Dall'altra parte c'è stata, come dire, una sceneggiata, perché di fatto non sono mai entrati nella trasparenza. Lo dimostra ora, no? Quando De Mossi dice che l'unico alleato sono i cittadini, gli unici suoi alleati sono i cittadini, e poi stringe le mani allo Sportelli, al Chiti, a 3 giorni dalle elezioni, senza sapere cosa c'è dietro, e non mi vengano a dire che è soltanto un discorso politico. Lì c'è uno scambio di potere e di sedie e di poltrone, non c'è altro. Senti, poi scusami, è vero che non è stata una scelta semplice, assolutamente, però qui c'è di mezzo il futuro di questa città. E di fronte a un futuro della città, anche cose che possono sembrare difficili, incomprensibili, il primo problema è il bene generale di un territorio e di una città. Noi pensiamo di poterlo assicurare. Poi tutto il resto appartiene al pettegolezzo, appartiene allo scontro politico, appartiene a mettere uno contro l'altro. A noi questo gioco non ci interessa, ci interessa realizzare il nostro programma, mettere a disposizione della città le nostre competenze, mettere a disposizione anche la città i mezzi che nel frattempo abbiamo trovato anche da un punto di vista economico e finanziario, e rilanciare non soltanto Siena, ma anche tutto il territorio della provincia. Sentiamo però anche quello che è l'appello di Luigi De Mossi fatto poco prima dello stesso dibattito in Piazza Indipendenza. Luigi De Mossi, mancano pochi giorni a questo ballottaggio, siamo arrivati a un finale davvero al cardiopalma, sul filo del rasoio. Qual è l'atmosfera che si respira e qual è l'ultimo appello al voto da parte del candidato sindaco? L'atmosfera che si respira è sicuramente curiosità, voglia di cambiamento, voglia di modificare le condizioni di questa città che è stata piegata, è stata 5 anni assolutamente ferma e che ora sta subendo l'ennesimo patto al ribasso, l'ennesimo patto inaccettabile fra chi fino a ieri l'altro se ne sono dette di cotte e di crude, e quindi soltanto per una logica di potere dettata fra l'altro da Roma. Quindi l'unica alternativa per cercare di risollevare questa città è votare Luigi De Mossi, che è il vero cambiamento, che l'ha dimostrato, che non ha accettato sconti né accordi al ribasso, ma è andato dritto per la sua strada rispettando la propria lista civica, le proprie liste di sostegno, e quindi noi dobbiamo in tutti i modi modificare quest'inerzia che ci ha portato alla distruzione del monte, alla riduzione assolutamente grandissima della fondazione. I patti al ribasso li fanno gli altri solo per delle logiche di potere. Noi siamo per il cambiamento. È di poco fa l'accordo con Massimo Sportelli, un accordo che insomma è stato un percorso lungo, parzialmente condiviso, poi condiviso all'improvviso, non con l'apparentamento ma con un accordo finale. È stato un accordo con persone che hanno combattuto il sistema, come Massimo Sportelli, che è una persona per bene. Quindi non c'era nulla di innaturale in quello che abbiamo fatto noi, vi è molto di innaturale in quello che è stato fatto fra la lista che appoggia Valentini e Valentini medesimo. Io Valentini l'ho rispettato, oggi devo dire che se vogliamo parlare di onore e dignità, noi non l'abbiamo persa, non la perderemo, gli altri l'hanno persa. Dunque, un'ultima domanda riguarda il fatto che lei ha detto non ha ancora pensato alla giunta, ma se lei sarà sindaco domenica sera, lunedì sarà effettivamente sindaco, quindi a ridosso del Palio. A ridosso del Palio, lei sa bene, ci sarà bisogno soprattutto degli assessori alla giustizia palesca, perché poi insomma c'è una stagione palesca da affrontare. Un uomo può cogliere soltanto un anello per volta nella catena del destino. Io da domenica sera, quando sapremo risultati che dovranno necessariamente essere positivi, mi occuperò della funzione di sindaco. Ad oggi mi occupo di vincere, che è cosa diversa. Bene, lasciamo la pagina politica, ricordiamo fra l'altro che l'ultimo vero dibattito si è svolto questo pomeriggio in Camera di Commercio, organizzato dalle associazioni di categoria, questa sera alle 21, quindi a breve.
L'ex Presidente del Consiglio Gentiloni sarà al Circolo Arci di Fontebecci, noi saremo lì per sentire cosa avrà da dire, mentre domani mattina sarà Matteo Salvini a tornare a Siena alle 9.30, appuntamento in Piazza Salimbeni, e anche lì saremo a vedere che cosa succederà in quest'ultima giornata di tornata elettorale. Ma cambiamo decisamente tono, passiamo invece all'aspetto economico, parliamo di Sei Toscana. Il Consiglio di amministrazione di Sei Toscana, che si è riunito ieri per chiudere la procedura relativa alla prima tranche di aumento di capitale, ha approvato la procedura di vendita delle quote non versate, invitando i soci industriali che avevano manifestato offerte, ovvero Coplat, Ecolat, Sta e Revet, a procedere in tal senso. La delibera del CDA di ieri rappresenta un passaggio molto importante per la società, ha detto l'amministratore delegato Marco Mairaghi. Con questo atto infatti si conclude finalmente la procedura di aumento di capitale da 12 milioni di euro avviata lo scorso anno, che consente di poter procedere al richiamo della seconda tranche di aumento di capitale, ben 18 milioni, prevista entro settembre. Proprio questo secondo aumento di capitale, ha detto ancora Mairaghi, già deliberato dagli organi, sarà l'occasione per rideterminare ruoli e rappresentanze all'interno della società. Tutti ci auspichiamo che Sei Toscana torni ad essere a maggioranza pubblica, anche se so bene che non spetta né all'amministratore delegato, né al CDA, né all'ATO esprimersi sull'assetto societario. L'unico obiettivo della società e del suo management è quello di garantire, grazie al lavoro quotidiano di tutti i dipendenti, un servizio il più possibile efficace ed efficiente, rispondente alle esigenze dei cittadini e delle imprese economiche del territorio. Su questo è necessario concentrare tutte le energie e le risorse, mettendo da parte polemiche che non fanno altro che arrecare un danno non solo di immagine alla società e a tutti i suoi lavoratori. E adesso un messaggio di condoglianze che la nostra redazione vuol lanciare ai carabinieri di Siena e provincia, all'arma dei carabinieri, perché è scomparso dopo una lunga malattia all'età di 53 anni l'appuntato scelto Savino Sgaramella, in servizio a Poggibonsi. I funerali si sono svolti nella Basilica di San Lucchese a Poggibonsi. Il militare, che era appunto in forza alla stazione Valdelsana, era molto stimato e apprezzato dai colleghi, dai superiori, ma da tutta la popolazione locale per le sue particolari doti di umanità. Quindi ribadiamo il nostro messaggio di condoglianze sia ai familiari che all'arma dei carabinieri. E passiamo alla pagina sportiva, parlando di pallacanestro. Menzana Basket si chiude l'accordo con Alex Ranuzzi. Sentiamo Tommaso Mandriani. In casa Menzana è stato ormai raggiunto l'accordo con un altro cavallo di ritorno, quell'Alex Ranuzzi che nel 2014-2015 era stato fra i più grandi protagonisti della risalita di Siena dalla Serie B e nella stagione successiva, 2015-2016, la prima di nuovo in A2, aveva portato con orgoglio sulla canotta bianco-verde i gradi di capitano. Alla piccola, classe 1986, è reduce da una stagione, sempre in A2, divisa fra l'esperienza di Scafati e quella di Latina, alle dipendenze di coach Franco Gramenzi. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, era arrivato a Siena 4 anni fa via Mantova, per poi ripartire alla volta di Imola, dove ha disputato un altro campionato di A2 di buon livello. Conosciamo tutti le doti morali di Alex e la sua capacità di mettersi al servizio del gruppo. Nell'ottica della società, rappresenta un altro tassello intriso di senesità, seppure acquisita, da aggiungere ad un mosaico che va pian piano componendosi con precise caratteristiche umane oltre che tecniche. Il DS Marruganti, molto determinato in questi giorni, ha ingaggiato in data odierna anche il primo straniero per il roster della prossima stagione. Stiamo parlando dell'ala grande statunitense Andrew Joseph Packer, per tutti AJ, un 4 forte fisicamente che può giocare anche da centro. Nato a Vandalia, Western Ohio, il 17 febbraio 1992 Packer ha frequentato il college alla Wright State University. Nel 2014 ha attraversato l'oceano per giocare la sua prima stagione da professionista nella Serie A svizzera con gli Star Wings Basket Regio di Basilea, risultando il miglior marcatore del campionato con 22 punti di media. Quindi la prima positiva esperienza italiana con i Knights di Legnano. Dopo un anno con i colori del Vasas Academia di Budapest, nella stagione appena conclusa, 2017-2018, ha fornito il proprio notevole contributo alla causa della Viola Reggio Calabria, protagonista in campo di un'entusiasmante cavalcata arrestata sul più bello, si legga, playoff dalle aule del Tribunale Federale. Si tratta di un lungo di 208 cm per 111 kg, dotato di buoni movimenti in post, spalle a canestro, coordinazione anche in transizione e mani veloci per ricevere su giochi a due con gli esterni. Condividere il parquet con un ottimo giocatore di pick and roll come Marino potrebbe esaltare ancora di più la già buonissima propensione dimostrata a concludere di potenza al ferro. Negli anni ha sviluppato anche buone capacità al tiro e nel gioco fronte a canestro.
Qualora la trattativa andasse in porto, sarebbe certamente uno dei perni della squadra di Moretti. Bene, si chiude il nostro telegiornale che in questi giorni, come già diciamo da tutta la settimana, va in onda in forma ridotta per consentire l'organizzazione del palinsesto pagliesco di Canale 3, che potrete godere già dai prossimi giorni, e le 96 ore di palio immancabili sulla nostra rete, canale 12 o 95 del digitale terrestre. Noi vi lasciamo alle previsioni meteo del Consorzio Lamma. Subito dopo questo TG andrà in onda un breve approfondimento politico del nostro Davide Taddei, e alle 21 l'appuntamento, tanto per parlare di palio, è con l'intervista al fantino Andrea Mari. A seguire andrà in onda invece il confronto che si è svolto questo pomeriggio in Camera di Commercio tra i due candidati Luigi De Mossi e Bruno Valentini. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata con i programmi di Canale 3. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Questa è la situazione prevista per le ore centrali della giornata di domani. Vediamo come l'alta pressione tende temporaneamente ad espandersi verso latitudini più settentrionali, favorendo l'afflusso di aria più fresca sul Mediterraneo centrale e quindi anche sull'Italia. Questo determinerà condizioni di tempo marcatamente instabile nella giornata di domani. Successivamente il campo anticiclonico tende a espandersi nuovamente sulla nostra penisola. Passiamo subito a vedere la previsione quindi per la giornata di domani. Già in mattinata sono previsti dei rovesci o dei locali temporali sulle zone appenniniche, in particolare settentrionali. Nel corso poi del pomeriggio questo tipo di fenomeni tenderà ad estendersi anche al resto delle zone interne della regione. Localmente qualche temporale potrà essere anche forte. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente meridionali al mattino, nel corso poi del pomeriggio e della sera tenderanno a divenire nord-orientali. Le temperature inizialmente stazionarie subiranno poi un calo nel corso del pomeriggio e soprattutto poi della serata. Per quanto riguarda la tendenza per la giornata di sabato, come dicevamo, la pressione torna ad aumentare e questo garantirà condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. I venti saranno generalmente orientali, localmente anche moderati con rinforzi sull'arcipelago e sul litorale, deboli altrove. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi a largo, poco mossi sotto costa. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione. Con questo dall'Amma restituisco la linea.